prosciolti dalla giustizia ordinaria. In sede di giustizia sportiva sono stati fatti i deferimenti, ma i deferimenti sono stati fatti al procuratore Palazzi per un reato come se fosse un errore contabile, una cosa di poco conto, e quindi punibili con probabilmente un'ammenda con diffida, e non come dico io, dicono anche tanti altri, e dice anche un professore ordinario di Bologna che abbiamo invitato qui due puntate fa e abbiamo invitato in studio in futuro. Se fosse stato fatto in maniera differente il deferimento, cioè come andava fatto, l'Inter poteva rischiare dalla retrocessione alla penalizzazione dei punti, bene, alla revoca dello scudetto. Abbiamo l'ultima diretta, grazie, scusate questo... Perché in quel caso, scusa, fai finire, il falso in bilancio sarebbe visto come strumentale all'iscrizione al campionato. Benissimo, andiamo.